Buongiorno amici, allora oggi vi voglio far vedere invece quello che ho acquistato al mercato Ecosolidale, o meglio sono dei negozi che si trovano sparsi un po' in tutte le città d'Italia che raccolgono tutti i prodotti ecosolidali, quindi che vengono prodotti dalle popolazioni, solitamente sono del Paraguay, dell'Ecuador, del Messico, dell'Africa anche centrale, dipende, ecco, troviamo di diversi paesi e sono quasi tutte certificate biologiche e oltretutto che essere dei buonissimi prodotti, insomma, facciamo anche del bene per aiutare queste popolazioni che hanno creato delle piccole fabbriche di produzione per farci avere e recapitare un po' in tutto il mondo attraverso appunto questa catena dell'altro mercato solidale questi prodotti buonissimi. Allora, intanto vi faccio vedere, io ho preso delle tisane, perché devo dire che le tisane dell'altro mercato solidale sono veramente molto buone. Allora, in primis ho preso il mate, l'erba mate. Ovviamente le tisane che io vi dico le troviamo da tantissime parti, e l'unica cosa è che queste sono marcate altro mercato solidale, appunto eco e solidale del Fair Trade, e ognuna comunque sia c'è scritta la destinazione e la provenienza, quindi questa è del Brasile. Allora, ho preso l'erba mate perché nel cambio stagione sapete benissimo che si accusa un pochettino, quindi l'erba mate è un'erba che una pianta che fa un po' da caffè senza però avere la caffeina. Dentro c'è una sostanza sempre energizzante che viene chiamata mateina, ecco che viene chiamato mate, e quindi può essere bevuto come sostituto del caffè, buonissimo la mattina anche come digestivo. È ricco di sali minerali, quindi è un'ottima pianta e ci dà questa energia, diciamo un po' in maniera un pochino più lieve rispetto alla caffeina o alla teina dei tè. Molto buono. Oltretutto, se andate a vedere su internet c'è proprio anche un rituale. Si può sia far macerare la pianta a freddo per qualche minuto e poi aggiungere l'acqua calda, oppure ci sono proprio una tazzina apposta con una cannuccia fatta di rame, insomma di metallo, dove la punta è forellata, di conseguenza si può bere dalla cannuccia senza però aspirare l'erba, ma anzi la pianta rimane a mascellare all'interno della tazzina. Quindi molto carino questo, perché è curioso come me, può andare tranquillamente a vedere. I prezzi non sono altissimi, questo costa 1,90 euro, figuriamoci quante tisane ci faccio. Poi ho preso una tisana alla liquirizia, marcata Libero Mondo, sempre ecosolidale, è un integratore alimentare. Sapete bene, la liquirizia non è per tutti perché comunque sia tende ad alzare la pressione, quindi non la può assumere chi soffre di pressione alta. È molto buona, c'è all'interno anche un sapore di anice profumata. Anche questa mi sembra di non averla pagata, ecco, 2,30 euro, e dentro ci sono 20 filtri. Però la liquirizia e l'anice sono delle ottime, la radice di liquirizia e il seme di anice, la stella, no? La stella di anice, bellissima e profumatissima oltretutto, servono proprio per la digestione. Quindi è un'ottima tisana da bere sempre dopo i pasti o prima, dopo la cena, aiuta alla digestione e non solo, lavora appunto sulla pressione bassa, su chi ha un po' una pressione un pochino più bassina, un pochino più deboluccia che tende a svenire. O io per esempio mi capita di mangiare liquirizia anche quando mi capita di avere fame e non voglio stuzzicare schifezza a giro, quindi mi porto della liquirizia pura in un barattolino in macchina. Molto buona a chi piace la liquirizia e l'anice, perché l'anice non tutti piace. Poi ho preso della stessa marca una tisana rilassante invece per la sera. Mi è piaciuta perché la composizione è molto varia. Guardiamo se ve la posso far vedere scritta qui, ok? Perché c'è la verbena, la melissa, il lemongrass, l'arancio e semi di finocchio. Quindi molto interessante da avere alla sera, perché intanto sapete bene che la melissa e l'arancio sono piante rilassanti, ottime anche per bambini. Il lemongrass dà quel profumo limonato. La verbena è un'altra pianta buonissima, anche quella molto limonata, sembra proprio un cedro, molto buona. E i semi di finocchio che aiutano sempre per la digestione a sgonfiare la pancia. Quindi questa l'abbiamo fatta io e mio marito ieri sera, buonissima, e l'ho data anche al bambino. Quindi
Quindi anche questa qui va su 2,40 euro, sempre 20 filtri. Poi ho preso questa perché mi piaceva, sempre delle tisane del mondo, cuore. Guardate com'è bella. Questa probabilmente l'avete già vista, hanno cominciato a venderla in diversi. Costa 2,20 euro, dentro sono sempre i soliti 20 filtri. E anche qui troviamo il biancospino, l'iperica, la rosa canina e l'achillea. Io questa la consiglio alle donne, care amiche, care donne, amiche mie. Allora, il biancospino è una delle piante più importanti che lavora sull'ansia, sull'andare di fretta, sul tremolio. Insomma, è una pianta che lavora sul sistema nervoso e aiuta molto a rilassare. L'iperico ormai. Penso che ne abbiamo parlato già anche in altri video, è l'antidepressivo per eccellenza, tanto che lo troviamo in pasticche, lo troviamo in tisane, lo troviamo in tintura madre, ormai lo lavorano un po' in tutti i modi e l'iperico aiuta proprio lo stato depressivo. Quindi quando ci troviamo nei momenti di cambio stagione, molte persone normalissime, che hanno anche una bella vita, che si trovano anche a stare bene economicamente, che hanno dei meravigliosi figli e tutto le fila liscia, al cambio stagione crollano. E subentra proprio una sensazione di stato depressivo, una mancanza di stimoli, una stanchezza eccessiva, un sonno che non è buono, quindi ci si sveglia spesso. E di conseguenza al giorno ci troviamo parecchio giù di corda. Però anche gli stati depressivi proprio quando c'è una motivazione. Io ve lo consiglio insieme ai fiori di Bacche perché l'iperico è un'ottima pianta da tenere sempre in casa. Poi abbiamo la rosa canina, ricchissima di vitamina C, e l'achillea invece che è la pianta delle donne, quindi per il ciclo mestruale, per tutta la parte della nostra bella pancia. Quindi questa tisana cuore dell'altro mercato solidale a 2,20 euro, 20 filtri, secondo me presa benissimo, ottima tisana da avere in casa. Poi una cosa di cui vi voglio parlare perché una mia carissima amica e anche sostenitrice del mio canale YouTube, Monica, ti adoro amore, allora mi ha detto di parlare degli zuccheri. Eccoli qua. Allora, quando parliamo di zuccheri, tutti quanti ci vengono, oggi si va dal naturopata, dall'omeopata, anche il dottore quasi quasi ora ce lo comincia a dire, di levare gli zuccheri raffinati, quindi di non mangiare zuccheri bianchi. Il sostituto principale dello zucchero bianco solitamente è lo zucchero di canna, tanto che oggi quando andiamo anche nei banconi del bar troviamo fruttosio, zucchero di canna, zucchero bianco e miele. Tra un po' arriverà anche la stevia, perché ormai è da tutte le parti anche la stevia. Allora, questi sono zuccheri buonissimi. Allora, uno è il mascovado, detto anche muscovado, è uno zucchero di canna delle Filippine, e l'altro è il dochita, è uno zucchero di canna invece dell'Ecuador. Ole, e Filippine. Oh, eccolo qua. Allora, sono entrambi zuccheri buonissimi. Monica mi aveva detto di parlare del panela o panela. Panela praticamente non è altro che il nome che hanno dato alla distribuzione di queste tipologie di zuccheri, però si parla sempre di uno zucchero come il mascovado. Allora, mi ero fatto degli appunti perché sono zuccheri molto buoni. Quando noi li mettiamo dentro il barattolino comunque dello zucchero, sembra di vedere tanti vermettini che si muovono, perché comunque all'interno troviamo della melassa. Quindi rimane dei chicchi molto fini, leggermente appiccicosi e che si muovono proprio delicatamente tra di loro. Hanno un profumo meraviglioso perché è uno degli zuccheri più buoni che esista al mondo per quanto mi riguarda come zucchero di canna, un profumo buonissimo. La differenza tra il mascovado e il dochita, non mi voglio sbagliare, è che il mascovado ricorda il sapore della liquirizia, quindi è leggermente, c'ha questo sapore leggero della radice di liquirizia. Quindi a chi è amante della liquirizia come me, io rispetto al dolcita, io raccomando il mascovado. Il dolcita invece sembra un pochino più mielato, leggermente ricorda quello sapore dolciastro del miele, ma sono entrambi degli ottimi mieli. Sono ricchissimi di sali minerali, soprattutto il ferro. Quindi chi è anemico, se abbiamo di fronte
ragazzine che hanno appena avuto il ciclo, quindi i primi anni di ciclo, possono avere delle mestruazioni un pochino abbondanti, delle persone che comunque sia sono anemiche proprio come caratteristica fisica, perché mancano qualcosa in qualcosa nell'alimentazione. Questo è uno zucchero che potrebbe essere introdotto. Tanto lo zucchero lo mangiamo perché non riusciamo a stare senza zuccheri, allora scegliamo degli ottimi zuccheri. Come prezzi, non vi pensate che costano esageratamente, certamente dobbiamo dimenticarci un euro dello zucchero bianco normale, si va su 2,45 euro, sempre all'altro mercato solidale. Su internet lo trovate intorno a 4-5 euro il chilo, quindi all'incirca abbiamo un po' gli stessi i prezzi. Entrambi sono lavorati a mano, e per quanto riguarda le calorie, perché questo è molto importante, hanno entrambi all'incirca 11 calorie per cucchiaio, giusto? 11 calorie per cucchiaino, quindi all'incirca sono 384 calorie per 100 grammi. Quindi noi possiamo zuccherare il nostro infuso, anche se gli infusi non vanno zuccherati, amiche, però comunque sia possiamo zuccherare un infuso, un tè, chi beve il caffè può zuccherare il caffè, lo possiamo usare nei dolci perché è buonissimo, diventa caramellato, è veramente buono, lo dovete provare. Poi un'altra cosa che ci si può fare, essendo uno zucchero molto molto fine, di palline molto molto fini, è ottimo anche per fare degli scrub fatti in casa, per lavarsi il viso, lavarsi il corpo, le parti più delicate comunque del corpo e farci un bello scrub. Può essere tranquillamente unito a del miele, a dello yogurt, se vogliamo anche un pochino di argilla lavabile, oggi in commercio ce ne sono tantissime di ottime qualità. E volendo, se no, potete usare solamente lo zucchero. Quindi basta un cucchiaino sulla mano e poi cominciare a roteare su, per quanto riguarda tutta la parte del viso, del collo, delle spalle e così via. Ottimo per lo scrub. Vediamo un po' se dico e ho detto tutto, mi sembra di sì. Ecco, contiene anche il calcio, il fosforo, il magnesio e il potassio, quindi sono altri sali minerali molto importanti di cui abbiamo bisogno nell'arco della giornata perché se ne consuma un sacco. Sapete bene che il magnesio si consuma tantissimo solo a pensare, quindi oggi ci facciamo una marea di seghe mentali, il magnesio ci vuole, lo stress consuma magnesio e potassio. Poi ho preso una farina biologica. Tararam. È una farina rimacinata di grani duri antichi. Praticamente non è altro che il grano del senatore Cappelli. Anche questo penso che l'abbiate sentito dire. Il senatore Cappelli è stato un senatore che negli anni, non mi vorrei sbagliare, insomma, negli anni 30 fece una legge per proteggere appunto questo seme di grano duro e andare ad affiancare i coltivatori. Colui che ha fatto il primo seme di grano duro ha voluto farne onore e dargli il nome al senatore Cappelli, quindi viene chiamato il grano del senatore Cappelli. Sono tutte macinate a pietra, è marcato biologico e certificato, vi dico anche come mamma mia, i miei occhi sono sempre peggio, la vecchiaia sta arrivando. Comunque bene, è certificato perché c'è la foglierina verde, sapete che quando c'è la certificazione bio deve essere presente questa fogliolina con accanto un marchio della certificazione. E questa può essere una farina che si può utilizzare e miscelare anche con le altre farine per fare il pane, la pizza, dei dolcetti. Io per esempio faccio spesso i muffin che piacciono molto a Santiago, che mio bambino e mio marito le mangiano volentieri, le faccio senza uova, con il latte vegetale e vengano ottimi con questa farina miscelata. Un'altra cosa che vi consiglio dell'altro mercato solidale, Equisolidale, sono invece le spezie. Io in questo caso ho preso la noce moscata, ma ce ne sono veramente tutti i tipi, dallo zafferano, il più caro, allo zenzero, alla curcuma, per esempio anche la curcuma è presa molto, molto bene, i diversi tipi di pepe, quindi ottimo per le spezie. 30 grammi di noce moscata io l'ho pagata 1,60 euro. Quindi potete andare a vedere nelle vostre città, farsi un girettino, facciamo qualcosa di buono e inoltre abbiamo degli ottimi prodotti.
Hanno molto buoni anche le paste e i biscotti. Ora non le prendo perché non le mangio, però comunque sia, ci sono dei biscotti fatti con dei buoni cereali, con della cioccolata sempre biologica. Troviamo insomma tante belle cosine. Di tisane io ora ve ne ho fatte vedere tre. Vi ricordo per le donne la tisana del cuore, ottima per tutta la famiglia, la tisana della sera perché c'è anche semi di finocchio. Quindi a chi gonfia la pancia, speciale quella di liquirizia e anice a chi piace questo gusto digestiva. E l'erba mate invece è un'energetica, diciamo in maniera naturale. Quindi andatevi a fare un bel giro all'altro mercato solidale e fatemi sapere. Chiudo il video dicendomi, ditemi di che cosa volete che parlo, di che cosa volete, quali sono le informazioni che vorreste, consigli che cercate. Insomma, io sempre, sia come naturopata che come amica online, cercherò insomma di accontentarvi. Quindi io aspetto le vostre richieste, mi piace avere e ricevere le vostre conferme. Non so perché poi tutti mi scrivono in privato, quasi per paura di mostrare la loro opinione. Mi piacerebbe invece, insomma, se cominciate a condividerlo anche con gli altri, sia sul mio gruppo di Facebook passo per passo che direttamente su YouTube. Va bene? Allora io vi ringrazio tanto per l'attenzione. Vi auguro una buona vita, mi raccomando, scegliete voi la vostra vita. Ok? Ciao a tutti!